La storia è quella di un uomo che è arrivato all'apice del suo trionfo come poeta, come uomo, come intellettuale e adesso anche in politica. Però questa politica alla fine l'ha preso in trappola, l'ha usato, l'ha macinato, l'ha utilizzato come capro espiatorio e adesso quest'uomo è caduto nella polvere. Prima era alle stelle, ora è alle stalle, è stato esiliato, ha perso tutto quello che aveva, ha perso la famiglia, ha perso gli onori e adesso si trova in una situazione in cui, arrivato ormai al pieno della maturità, si guarda indietro e comincia a fare il bilancio di quello che è stato finora. Si rende conto dei suoi errori, ma non sa come uscirne. Anzi, per la verità, non sa neanche dire a se stesso come vi è entrato e tuttavia è un uomo distrutto che deve ricostruirsi e sa come ricostruirsi. E si ricostruisce nella scrittura che lo porta a ripensare su se stesso, così come si scrive un diario. Quest'uomo non è perduto, è smarrito. Solo chi è perduto non si ritroverà mai più, ma lui ancora non è arrivato a quel punto. Ed è smarrito in una foresta, in una selva, la cui oscurità è fatta di dubbi, di domande senza risposta, di perplessità, di paure e da qui bisogna sicuramente uscire perché questa selva nella sua oscurità è così terribile che chiunque indugia o si abitua o si adatta prima o poi morirà, vi morirà dentro e quindi bisogna uscirne. Uscirne non è facile, ma si dovrà fare e soprattutto in quale direzione? Dopo aver vagato gran parte della notte in questa selva, vede all'alba una montagna dietro la quale sta sorgendo il sole. Allora capisce che la direzione è quella, perché d'altronde il sole in tutte le civiltà ha sempre significato la salvezza, il bene, Dio, se si vuole. E quindi si incammina da solo verso quella direzione. Tira un sospiro di sollievo. Si guarda indietro, vede la selva ormai quasi alle spalle, un po' come il naufrago che a fatica è arrivato a furia di bracciate attraverso il mare in tempesta sulla spiaggia, si è salvato, si tira su, completamente sporco di sabbia, guarda indietro il mare e dice ce l'ho fatta. E da lì comincia a salire questa montagna che lo porterà fuori dalla selva in qualche modo. Ma ecco che come ha cominciato a salire, non ha fatto che pochi passi che improvvisamente una fiera gli si para davanti. Questa fiera è una lince che lo blocca e ha forme belle tutto sommato, un animale flessuoso, è un animale con un pelo screziato, attraente sicuramente, ma pericoloso. Soffia contro di lui a denti aguzzi, per cui quest'uomo si ferma e tenta di schivare questo animale, ma non ha neanche tentato quasi di schivarlo, che ecco che appare un'altra fiera pericolosa ed è un leone. Questo leone ruggisce in maniera talmente potente che l'aria ne trema. A questo punto, forse sarebbe bene dare un nome a quest'uomo. Quest'uomo si chiama Noi, è Dante, ma in realtà siamo noi. Perché quest'uomo, fin dalla prima riga del suo diario in poesia, ci dice di essere nel mezzo del cammin non della sua vita, ma della nostra vita. Il che vuol dire che noi siamo lui, noi siamo con lui, siamo noi quelli smarriti in una selva di tutti i giorni, fatta di domande senza risposta, di perplessità, di paure, dalle quali facciamo fatica ad uscire se non percorriamo un determinato viaggio. Ed è un viaggio sicuramente verso un sole salvifico, verso un Dio se credi in Dio, verso il bene se non credi in Dio, verso comunque qualcosa di migliore, qualcosa che sia in grado di renderti più degno della tua umanità.
siamo noi quell'uomo chiamato Dante e siamo noi quelli che nell'ascesa verso la salvezza, verso il bene, veniamo fermati dai nostri limiti. E questi limiti ognuno li ha i suoi, possono sempre essere diversi e in effetti lo sono. Per quest'uomo, per questo Dante, per questo noi, il primo ostacolo è la lince, questa lonza, come lui la chiama, questa lince maculata dal pelo screziato, bellissimo, che lo attira ma che poi lo lascerà, questa lince veloce della lussuria, che se vogliamo possiamo considerare peccato, possiamo considerarlo limite, possiamo considerarlo anche una paura, un limite mentale, ed è comunque la passione per la carnalità che è più facile dell'amore, perché l'amore è impegnativo, è più facile la carnalità, la passione fine a se stessa, bella, attraente, piacevole, ma che dura poco. La lonza, la lince, è veloce, fugge in un attimo, ma non fugge in questo momento, lo ostacola nel cammino verso la salvezza personale. L'altra bestia, un leone che ruggisce. E che cos'è questo leone che ruggisce dentro ciascuno di noi così tanto, così fortemente? È il leone dell'arroganza. È questo crederci sempre qualcosa di più di quello che siamo, quello di sentirci insultati in ogni modo quando qualcuno ci dà addosso per qualche ragione sua o anche senza ragione. Questo sentirci addirittura molto più di quello che siamo. E qui quest'uomo, questo Dante, grande poeta, certamente ha la boria, l'arroganza dell'intellettuale, del grande intellettuale. Questo è un altro ostacolo, ecco un altro ostacolo che lo blocca, che ci blocca nell'ascesa di questa montagna. Però, mentre Dante sta tentando di capire come fare per schivare queste belve, e forse quasi ce l'ha fatta, chi lo sa, non ce lo dice, ma forse quasi ce l'ha fatta, ecco che improvvisamente ne appare un'altra, questa è ancora più temibile delle altre due, che è una lupa affamata, ringhiosa, che non si limita a fermarlo sul suo cammino, ma lo sospinge verso il buio della selva, dunque vanifica gli sforzi fatti fino a quel punto, lo ricaccia indietro. Lui non sa come fare, non sa interpretare il messaggio di questa bestia, sta di fatto che mentre torna indietro, forse incespica, cade, rotola all'indietro, ma viene respinto là dove il sol tace, dove il buio impera, è il buio che abbiamo dentro di noi, è il buio della confusione, è il buio del ritorno agli errori fatti. Ecco che con la coda dell'occhio scorge una figura, ed è una figura umana, dunque lo implora, gli dice: ma chi sei? Aiutami, sei un uomo, sei un'ombra. Ed ecco che questo personaggio esce da dietro l'albero dove probabilmente era semi nascosto e dice, in poche parole, si presenta e dice: no, io non sono un uomo, sono stato un uomo, ora ormai sono solo un'ombra, e sono colui il quale ha scritto quel libro in cui Enea lascia dietro di sé il proprio passato, qualcosa di esaurito, questa Troia che ormai era stata bruciata, combusta, e se ne va verso un futuro migliore per fondare una vita e una realtà nuova, portando il proprio padre sulle spalle, ricordiamoci. Porta le proprie tradizioni, porta il proprio sapere, la propria coscienza, e quindi è Virgilio. Virgilio, dice Dante, sei tu, proprio tu, quel grande poeta il cui esempio ho sempre seguito, sei stato il mio maestro, sei stata la mia autorità, sei tu, la tua poesia che ha fatto sì che la mia diventasse così alta, così grande, così popolare. Certo, dice lui, cos'è che ti spinge all'indietro in questo momento? E allora a questo punto Dante quasi ingenuamente dice, vedi questa lupa che mi sta spingendo sempre più indietro, io non so come salvarmi. Dice Virgilio, certamente sì, ti sei imbattuto in un ostacolo molto forte, molto pauroso.
Questa lupa è la lupa dell'ingordigia, è la lupa del materialismo, è la lupa che limita lo spirito umano a tutto ciò che è transitorio, caduco, tutto ciò che porta anche ad altri drammi, anche ad altri delitti, perché per il possedere si può fare di tutto. Il peccato capitale ha questo senso, capitale da caput, la testa di altri delitti, di altri drammi, di altre ingiustizie, tutto per possedere, per il materialismo, per l'ingordigia, per l'avidità. La lupa dell'avarizia, come si diceva allora, intendendo per avarizia proprio questo, il senso del possedere, e gli dice: vedi, se tu non ti liberi di questa bestia, non solo ti sbarrerà il passo verso il tuo miglioramento, la tua felicità, la tua salvezza da questa selva oscura, ma ti respingerà sempre più dentro di essa, perché questa belva non lascia passare nessuno per la sua strada, ma proprio nessuno. E tanto impedisce la strada che alla fine muori. Questa morte è la morte dell'anima, è la morte della parte migliore di noi, ci rende schiavi del materiale, ci rende oggetti noi stessi. Dunque, dice Virgilio, da questa lupa devi fuggire. Ma un giorno verrà qualcuno che la ricaccerà nelle viscere dell'inferno, da cui è stata scatenata per la invidia stessa che la caratterizza. E questo sarà un veltro, sarà un cane da caccia che dice: non si ciberà né di terra né di peltro, né di proprietà, né di metalli preziosi, né di beni materiali, ma di sapienza, di amore e di virtù. Intendendo per questo il sapere, il conoscere il mondo in cui si vive, la virtù, l'applicare le migliori doti che ci sono congeniali e che ci sono proprie, e soprattutto l'amore, cioè la condivisione di queste doti, il dare, in sostanza l'esserci, questo è l'amore, l'esserci per gli altri, e il dare quello che si ha. Quindi, dice Virgilio, se tu non schivi questo problema, se tu non ti liberi da questa fiera, non sarai mai libero tu stesso. Come farò, dice dunque Dante, per salvarmi? E la risposta è tanto semplice quanto terribile, perché la risposta è: tu dovrai venire con me e io ti porterò nel regno dove tutti soffrono e soffriranno per l'eternità, dove sentirai soltanto grida, gemiti, bestemmie, maledizioni, tutto vano, tutto inutile, perché sarà per l'eternità. Dopodiché però saliremo presso coloro che altrettanto soffrono, ma sanno che soffrono in vista di una liberazione, e le loro sofferenze sono tese alla felicità eterna, prima o poi, e poi alla fine. Se tu vorrai salire veramente alla perfezione, veramente alla vera felicità, veramente al vero amore e alla liberazione, beh, allora ci sarà qualcuno più degno di me per portarti fin là. E questo è l'inizio del viaggio. Un viaggio in cui Virgilio rappresenta, come si vedrà, la razionalità, le capacità umane. Ma con le capacità umane, lo sappiamo, non si va molto in là. Si può fare molto con la razionalità, si può fare molto con i remi della propria nave, ma se non c'è l'amore, e allora non si va molto in là, più di un tanto. E sarà proprio questo il senso dello scambio delle due guide quando Virgilio sparirà e lascerà il campo a Beatrice, che in opposizione a lui, o meglio a complemento suo, sarà l'amore. Dunque razionalità, ma anche amore, per arrivare al meglio di noi, per arrivare alla liberazione, per arrivare alla felicità. Sicuramente la mente, ma soprattutto il cuore, per arrivare fino in cima. E questo viene prospettato, e Dante dice: sì,
Se la libertà è lì, se la salvezza è lì, se l'uscita da tutte le selve oscure, di ogni tempo, di ogni posto, di ogni razza, se vogliamo dire la differenza fra gli uomini, è lì, è in questo viaggio che Dante accetta, un viaggio che ormai è evidente nella sua topografia. Non è una discesa al centro della terra, è una discesa al centro di noi stessi, per esaminare girone per girone in quell'inferno che noi stessi, che noi tutti abbiamo all'interno, per verificare e confrontare noi stessi nei nostri limiti, nei nostri errori, nelle nostre meschinità, nelle nostre piccinerie, verificare l'inferno che è dentro di noi, nel quale comunque dobbiamo scendere se vogliamo veramente conoscerci, e dopo risalire con la nostra guida, Virgilio, con la nostra razionalità, con la nostra decisione, quello che è il risarcimento nei confronti nostri e degli altri, cioè il purgatorio. Questo è il senso del purgatorio, il risarcire, rendere, il chiudere le ferite che abbiamo aperto dentro di noi e fuori di noi, compito altrettanto difficile, perché se del primo compito, la discesa, dobbiamo ammettere a noi stessi quello che siamo veramente, è già difficile. Dopo, l'altra difficoltà non è minore, il risarcire, il farci umili, il ricominciare in pratica da capo un percorso che fino a quel punto non è stato necessariamente sbagliato, ma era un'altra cosa, un'altra parte della nostra vita. Ora incomincia la nostra nuova vita. Sì, maestro, fammi strada. E lui parte, e io, dice Dante, gli tenni dietro. Seguo questo viaggio, inizio questo viaggio dove la ragione mi conduce fino all'amore, poi l'amore mi porterà fino alla salvezza finale. L'unica cosa che rimane da dire forse è questo veltro, questo cane da caccia che caccerà l'ingordigia, la ributterà nell'inferno. Chi sarà mai questo cane da caccia? Ci si è scannati veramente per secoli per pensare chi fosse, per immaginare chi fosse questo personaggio, senza riuscirci. Cosa vorrà dire questo non avere voglia, volontà di acquisire né terra né peltro, e sua nazion, la sua origine, sarà fra feltro e feltro? Non si è mai saputo. A me piace però immaginare una cosa, pensando che all'epoca di Dante i libri veramente preziosi, i libri che veramente contavano, venivano mantenuti dentro dei cofanetti foderati di feltro, perché non si sciupassero con l'umidità. Che sia un libro? Io ho sempre pensato di sì. Questo libro è il portolano della nostra vita, è l'Atlante che ci dovrebbe condurre verso un miglioramento costante di noi. Un Atlante e un portolano che ci devono portare fuori dalla selva oscura che noi tutti viviamo ogni giorno e che riconosciamo ogni giorno e che ogni giorno ci tormenta e dalla quale vorremmo veramente liberarci. E questo libro si chiama La Divina Commedia.